solitamente le persone quando pensano al cambiamento in modo sbagliato. Pensano al cambiamento solo quando c'è qualcosa che non va bene. E questo è un atteggiamento tipico della cultura materialistica e oggettivistica nella quale ci troviamo. Questa civiltà, come disse il grande poeta Ungaretti, è un atto di prepotenza nei confronti della natura. In questa nostra civiltà siamo indotti a pensare che gli eventi siano prodotti meccanicistici di cause e di effetti e che se vogliamo noi abbiamo potere sull'evento, abbiamo un controllo sull'evento e lo possiamo cambiare. Questo è il programma che gira, ma non corrisponde a realtà. Perché se corrispondesse a realtà, non esisterebbero cose come frustrazione, tristezza, insoddisfazione. È vero? Beh, questa sensazione di poter avere attraverso il proprio io, attraverso il proprio agire, è la propria mente, la propria pianificazione, il proprio calcolo e la propria azione, un potere sull'evento è del tutto illusorio. Eppure il programma che gira ti dice così. E tu continuamente ti sforzi di smettere di fumare, di fare una dieta, di ottenere una promozione. Magari vai anche in terapia a questo fine, perché dici, insomma, possibile che a me non mi va mai bene nessuno, non riesco a stare nelle relazioni, insomma, c'è qualcosa in me che non va. Per forza, perché se parti dal presupposto che tu puoi esercitare un potere, un controllo sugli eventi e non ci riesci, è la conclusione che c'è qualcosa in te che non va. Perché l'evento, mi dice il programma, è un accadimento puramente meccanicistico, assolutamente assoggettato alla legge della causa e dell'effetto, per cui se io agisco in un certo modo devo ottenere un certo effetto. Poi ci si mette pure la New Age, vero? Perché allora io posso, agendo in un certo modo, attrarre certi eventi o respingerne certi altri. E se non fosse così? E se fosse che ci avevano ragione gli antichi? Prima che questa civiltà, che è un atto di prepotenza nei confronti della natura, venisse in essere, l'uomo si comportava così, la pensava così. Le cose stavano un po' diverse. L'uomo aveva la sensazione, e al di fuori di questa civiltà, l'uomo ha la sensazione che gli eventi siano enti, entità, spiriti, edola, dei. Daimones, dicevano gli antichi. E quindi non agiva pensando unicamente in termini di causa ed effetto, in termini meccanicistici, ma comprendeva che ciò che accade è frutto di una relazione. Sempre frutto di una relazione. Che dall'altra parte c'è qualcuno, non qualcosa. E con questo qualcuno io sono in una relazione talmente profonda da essere creativa. Addirittura userei la parola erotica. Perciò in questa giornata oggi noi qui insieme impareremo a non avere paura. Non avere paura ti permette di applicare il dubbio serenamente, di essere serenamente nichilista, se hai paura non puoi essere, ti devi aggrappare a qualcosa, e di essere creativo, di liberare la creatività, perché creare ha a che fare con un atto d'amore.